come ci attrezziamo, come sfidiamo il futuro. E allora si parte intanto da una consapevolezza del terzo settore, una consapevolezza in termini di identità. La riforma del terzo settore ti dice chi sei. Fino all'altro giorno il terzo settore era nulla, non c'era neanche una definizione giuridica, lo ribadisco, 5% del prodotto interno lordo del paese mancava di un riconoscimento, neanche un nome gli era stato dato. Oggi ce l'ha, attenti, perché anche una riforma ha delle nuove misure, ha un percorso disegnato. E come sfrutteremo queste opportunità? Tra 10 anni probabilmente la dispersione scolastica, le politiche attive del lavoro, l'inclusione sociale saranno dei temi ancora più sentiti. E chi è che sarà in grado di dare risposte? Chi già oggi dà quelle risposte? Chi oggi si prepara a sfruttare le opportunità della riforma del terzo settore? Che è una riforma, e questo va detto, e va detto soprattutto sui territori, non è la riforma degli statuti. Ora smarcheremo un po' di preoccupazioni formali, ma non è la riforma degli statuti, è una riforma culturale. È ora di farla finita, di scegliere i veicoli e i modelli del terzo settore in base ai vantaggi fiscali. Il modello è malato, il sistema è malato, perché nel momento in cui scelgo un tipo di modello, un veicolo non profit, e anziché pensare a quali sono gli obiettivi di interesse generale che voglio raggiungere, guardo al tipo di beneficio fiscale che mi conviene di più, probabilmente abbiamo sbagliato strada.